Secondo giorno sulla Francigena, nella Tuscia. Lasciando la nostra casa reggia, dove questa famiglia incredibile ci ha accolto come parte della loro famiglia praticamente. E adesso facciamo una cosa che non abbiamo fatto ieri. Come si chiama il paese? L'ho dimenticato. Vallanzasca. Volterra. No, che Volterra. Aiuto. Vellutri. No, Vetralla. Adesso attraversiamo Vetralla, così ve la faccio almeno vedere. Non abbiamo nemmeno detto una mazza, ma anche perché siamo venuti a Vetralla e siamo finiti a Tarquinia. A Tarquinia, quindi insomma. La tappa di oggi è la numero 42 della Francigena e ci porterà da Vetralla a Sutri, altra incredibile località sulla Cassia, giusto? Siamo sulla Cassia. Yes. Sapete che la mattina, comune di Vetralla, via Francigena. Il Duomo è il punto tappa di arrivo a Vetralla, dove noi non siamo praticamente mai arrivati, che è quella chiesa che si vede laggiù. Quando si arriva a Vetralla, si arriva appunto per questa strada alle mie spalle e si va in questa direzione verso il Duomo. Poi però bisogna tornare indietro e percorrere, ovviamente a piedi, questa strada che riporta verso Roma. Spero vi sia utile questa indicazione, perché qua un po' ci si confonde. Credo che anche sul tracciato di oggi, Giacomo, non ci sia molta acqua. No. Nota tecnica alimentare: a circa un chilometro dal Duomo, quindi dall'inizio tappa, si trova Eurospin prima di uscire da Vetralla, quindi è un ottimo punto dove poter comprare da mangiare, da bere, insomma tutto quello che volete. Secondo il grafico altimetrico di questa tappa, sembra che i primi 6 km all'incirca siano tutti di salita. Da quando è cominciata la salita, fortunatamente sono cominciate anche la presenza di boscaglia, e questo è positivo perché si cammina sotto l'ombra. Sono molto dispiaciuto e mi sento anche un po' in colpa per il fatto che non sto minimamente dicendo niente sulla Tuscia, che dal punto di vista culturale e storico, qui ragazzi si parla di 3000 anni di storia, quindi non parlarne, cioè, dovrebbe essere illegale. Però se mi metto a fare un pippone sulla storia della Tuscia non se ne esce più, e vorrei rimanere invece focalizzato sul cammino e sul trekking che stiamo facendo, quindi non me ne vogliano gli amanti della storia, li capisco e avete tutta la mia comprensione, ma a sto giro va così. Chilometro 3.5. Finalmente stiamo lasciando i centri abitati, siamo ancora sull'asfalto, quindi primi chilometri tutti d'asfalto. Si lascia Vetralla, ciao Vetralla! Dopo poche centinaia di metri dall'inizio della strada bianca dell'asfalto si trova questa fontanella. È potabile questa qui, vero? Ok, ringraziamo i signori per l'informazione, grazie. Prego. Arrivederci. Arrivederci. 30 km di percorso mountain bike, oh che figata. Ecco, qui ci sono anche un sacco di percorsi mountain bike, e ieri il nostro padrone di casa, che in realtà lo sveliamo era l'assessore al turismo di Vetralla, ci stava raccontando che stanno sviluppando un sacco di nuovi trekking, quindi sportivo-culturali, e io non vedo l'ora di poter tornare qua e poterveli raccontare, e soprattutto se riesco a dargli una mano a promuoverli lo farò con grandissimo piacere. Questo tratto è bellissimo, veramente, siamo in una querceta, bello, fresco, carino il sentiero,
super praticabile. C'è sempre questa costante lieve salita, quel tanto per dare noia. Sì, quel tanto, però ammetti, a me non mi disgarba, no, anzi no. C'è di peggio. Questo è il mio primo cammino, quindi sono totalmente neofita, ma non riuscirei a perdermi assolutamente, perché è veramente segnalato strabene. È possibile saltare i segnali, ma perché magari per distrazione, perché magari sei concentrato sul cammino, non ti scaccoli. Non ti scaccoli, non tu li vedi, ecco. C'era brutto del freddo. No, mi mancano tutta la famiglia. Vero. A proposito, ciao bimbi. Ciao. Confermo, ieri sera non dormiva, continuava a ripetere il nome della moglie, dei figli. Ti voglio bene. 7,5 km. Abbiamo ufficialmente terminato la salita, che devo dire la verità è stata una passeggiata. E tra l'altro veramente bella. Ciao Mino. Adesso invece si comincia a scendere. Anche la temperatura oggi è stata incredibile, fantastica, e sicuramente ci ha aiutato il fatto che si è camminato tantissimo sotto questi alberoni e ci hanno protetto. Infatti stanchezza zero, cioè oggi veramente fico, oggi si va alla grande, oggi si va alla grande, non stiamo minimamente sentendo fatica, niente, proprio bello, 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 bello. E ci ha dato da bere, ci ha dato un pizzino da mangiare. Noccioli, Mirko! No, io li amo noccioli. E le nocciole. Ma si possa mangiare adesso? Prima o poi ci sparano. Certo, ma dove sono? Giamino, te sei trovato finita di rubare frutta e verdura e tutto in giro? Ammazza. Minimo palinata a sale. Ma la mangio sì? No, la rompo. Quindi questo è un albero di Nutella. Esatto. Oh mia bella mora, nonno mi lasciare. Te tu c'hai le nocciole, ma io c'ho le more, ciccio. Spettacolo. Vado a verle. Vado a morettina e questa qui. E dopo circa 9 km, metro più, metro meno ovviamente, abbiamo riraggiunto la Cassia, Cassia Antica. E adesso rischiamo un po' la vita camminando sulla Cassia, che come vedete e sentite è bella trafficata, e poi appena possibile... basta, in realtà basta attraversare, attraversiamo, chiesetta, qui si rientra subito nel sentiero. Va qua, e sentiero, e si lascia la Cassia. Dobbiamo fare gli ultimi 4 km prima di arrivare alla nostra prima meta di oggi, di cui non ricordo il nome come al solito, ma probabilmente se mi conosco vi ho appena messo qua in sovrimpressione il nome. Già. Oh. E te tu mi hai fatto mangiare le nocciole, È stato in Ucraina vicino a Chernobyl. Cazzo ti fanno un po' di veleni sulle nocci? Cazzo, mi è andato dentro il reattore numero 4, Che cazzo dici? Ma che c'è? L'aria è quella. No, guarda che c'è. Questo è un fottutissimo wow. E abbiamo raggiunto anche le torri di Orlando, che pensate risalgono addirittura al primo secolo avanti Cristo. E sono monumenti funerari di epoca romana. Quello più imponente, con un'altezza di 16 metri, ha una base in pianta quadrata ed è sormontato da un corpo cilindrico rivestito in origine dal lastre di peperino. Che cazzo?
Lastra di peperino. Che cos'è il peperino, Giacomo? Ora, ragazzi, dio io. Ma in una torre del primo secolo avanti Cristo di epoca romana. Ma può essere riempita di monnezza? Ma come si fa? Come si fa? Pellegrini di tutto il mondo. Yam ya. Di là, ecco. Di là. Sono 13 chilometri tra Vetralla e Capranica, eh. Se ne ho già fatti 13 e mezzo e siamo ancora su questa stradaccia bianca pallosissima. È come dire che noi siamo 1,90. Sì, esatto. Sai che si fa ora? Ci porta una sega, ci si ferma sotto questo castagno, si mette la copertina, pausettina e ciao, ci si gode starietta. Proprio lo vedi, ti dice fermiamoci. Riposino di una mezz'oretta. Ci siamo fatti anche una pennica, che male non ci stava. Ah, e ora molto meglio, si riparte. Chilometro 15.5. Del paesino non ce n'è l'ombra e quindi ormai va da sé che la distanza segnalata di 13 km ovviamente non fosse veritiera. Capranica! Dici? Capranica! Dici, siamo arrivati nella civiltà? Parrebbe, sì! Davvero! Ora tu lo sai, bar, birra e barri e boppe. Quindi, per ricapitolare, dalla partenza di Vetralla punto tappa fino a qui, anzi fino al contatto, al primo contatto con la civiltà, sono esattamente 16 chilometri e non siamo ancora comunque arrivati nel centro del paese. Allora, il percorso esterno abita il paese, io voglio estremamente entrare nella civiltà. Anche perché sto finendo tutte le memorie della GoPro e se si trova un negozietto bisogna ne compri una. I stand here with thoughts in my hands. 113 reasons. Già stiamo per entrare dentro Capranica. Sì, perché quando ho urlato Capranica era un'illusione. Si era due chilometri era fa. Era la periferia, ma guarda, sì, come è bellino. Per la cronaca, da dove siamo partiti, cioè dal punto tappa precedente a qui, sono esattamente 17 chilometri! 17 chilometri. 17! Take this slow, if I go to coffee and fight. Bar birra. There's no hiding in the middle of day. Duomo di Capranica. Questi paesini sono meravigliosi. No, Giacomo, si va giù di qui? Guarda che figata. Guarda che cagate. Chissà dove siamo, ci si becca una cata di piccione in testa, di elle fenomenali. Oh, lecca, incredibile. Guarda che spettacolo. E ci mancava un po' di salita, certate. He makes me think about what's deep. And I really think that's kind of neat. Yeah, yeah. So I won't say no. Let's just take this slow. Ma veramente no, com'è bello! No. Comunque c'è una fontana. La prima fontana l'abbiamo trovato finora. Eccola qui.
Discese le antiche mura di Capranica e raggiunta via 20 settembre, ok, via 20 settembre, aspetta qua, dall'altra parte della strada, prima di riprendere la Francigena, c'è un piccolo supermercato, Todis. Allora, dobbiamo solo evitare che ci uccidano. Vai! Discesa Capranica, come si rimbocca la Francigena, si trova questa fonte, che è una fonte storica del paese, da quello che mi hanno detto. Intorno a questa fonte c'è un vero e proprio giardino monumentale, quindi immagino che sia una fonte particolarmente importante. Comunque acqua potabile. Ed eccola qua, la faccio vedere giusto perché... Pendenza 20-25%. Stica. Impressionante. Questa ci voleva. No, questa non ci voleva, no. Questa spacca le gambe. No! È una croce. Cercami. È una spada. No. No. Ma l'hai visto il bosco delle fate? Qui c'è Frate Tac. Qui c'è Frate Tac. Cioè, ma è spettacolare. È la foresta di Scelgi. Siamo fuori tracciato, eh? Perché adesso il tracciato è della parte opposta. Però non potevano riprenderlo. È troppo bello qua. Guarda qua! Ci sono fatto male, lo sapevo, mi sono fatto male. No! Sutri! Sa quanti secoli hanno, quanti millenni hanno questi scavi. E qui parliamo di millenni, perché qua, Giacomo, ci sono sia reperti etruschi che reperti romani mischiati un po' insieme nella stessa zona. Intanto ci stiamo avvicinando all'antico anfiteatro romano, a circa 2200 anni. Forma ellittica e conteneva al suo interno circa 9.000 persone. Ma la caratteristica più interessante è che è stato riscoperto, è stato ritrovato solamente nei primi decenni del 1800. Sì. Ma è pronta la pizza? Eccola! Cioè, ma la nicchia è fantastica! Intanto ho preso l'ortica, no, l'ortica! Che hai fatto? Beh, comunque, oh, sono praticamente dei monolocali. Sì, sì. Cioè, ci si potrebbe vivere anche adesso. Ecco, se mi sfrattano so dove venire. Quella che stiamo vedendo sono le tagliate tufacee e sono per l'appunto di origine etrusca. Ad oggi ancora non si sa con esattezza a che cosa servissero. Altra caratteristica, sono state scavate senza l'utilizzo di mezzi meccanici. In sostanza, e tradotto, vuol dire che l'hanno fatti a mano. L'hanno fatti a mano, ragazzi. E tanto lo ricordo perché secondo me è importante ricordarlo sempre. Gli Etruschi sono antecedenti l'impero romano e neanche di poco. Quindi qui veramente, ragazzi, si parla di migliaia e migliaia di anni fa. Devo darti una notizia. Ci siamo fatti 28 km a piedi oggi per arrivare all'anfiteatro ed è chiuso. No, davvero. Un po' deludente arrivare fin qui e trovarlo chiuso. Bravo.
Vabbè, andiamo via perché vedere odiato una grata mi fa venire nervoso. Allora, si può dire noi ufficialmente siamo arrivati. La nostra tappa termina qui. E ora si va in bed and breakfast. Si va a prendere bed and breakfast, magari ve lo facciamo vedere, va bene. Però voglio dirvelo, oggi noi abbiamo fatto ufficialmente fino a questo momento, totali nostri, 27,32 km. Quindi, chapeau. Indescrivibile. Buonissimo. È mezzanotte passata e io invece di essere a letto mi ritrovo su una panchina a parlare con una telecamera. Sono diverse notti che faccio veramente fatica a dormire. Ieri sera è andata meglio, questa sera ci risiamo. Nonostante abbia fatto oggi tra una cosa e un'altra 30 chilometri, stasera si era detto vabbè dai, dopo una giornata così invece di andare in un ostello prendiamoci una struttura un po' più bellina. Abbiamo prenotato un B&B anche molto quotato, effettivamente l'ambiente si vede che è di livello, ci sono due letti a castello e se c'è una cosa che io odio dal profondo del cuore sono i letti a castello, cioè per me è come stare su una barca, mi viene il mal di mare perché quello sopra come si muove fa ballare il letto, io che sono sotto trema tutto, chiaramente poi dopo 10 minuti mi prendi il nervoso, comincio a tirare dei moccoli, m'alzo e mi ritrovo in mezzo alla strada a chiacchierare così. E non è che posso svegliare Giacomo e dirgli oh esci dal letto, cioè tanto valeva andare a questo punto in un ostello della gioventù o un ostello per pellegrini, perché sarebbe stata la stessa identica cosa e avremmo tra l'altro risparmiato dei soldi. Perché è inutile che ho il contorno figo. Quando fai un cammino la cosa che conta e basta è il letto e la comodità del letto. Perché quando sei stanco e hai camminato l'unica cosa di cui hai bisogno è dormire bene e riposarti. E se non lo puoi fare diventa un grosso problema. Perché il giorno dopo non hai le energie per fare altri 25-30 chilometri. Quindi ora me ne starò un po' qui, davanti a questa chiesa antica, e se proprio va proprio male, stasera mi metto a dormire per terra. E ciao. Siamo completamente fuori sentiero. Mirko, purtroppo è appena caduto. Si era partiti male, si stava proseguendo peggio. Stasera praticamente dormiamo in una villa da VIP.